Alle 19:30 del 15 maggio ne trovo subito due. Mi sono collegato sicuro di non trovarne nemmeno uno. E invece eccoli lì. Due fratelli, uno accanto all'altro. Gli altri due, le possibilità sono tre. O sono volati via tutti e due. O sono tutte e due nella terrazza, oppure uno è volato e l'altro è nella terrazza. Sempre che non gli sia capitato qualche incidente, ma questo lo potrete sapere andando a consultare la pagina a loro dedicata su Facebook, quella pagina dalla quale mi hanno radiato perché dicevo troppa verità, e troppa verità è scomoda. E quando non si hanno argomenti si usa la censura, cosa che fa anche il nostro governo, se vogliamo, vero? L'abbiamo visto con i media, quindi. Insomma, eccoli là che si godono il panorama. C'è cattivo tempo, vedete c'è una pozza d'acqua, quindi deve essere piovuto a vento parecchio, ha fatto tempesta. E quindi non credo che possano volare tanto facilmente. Probabilmente si sono rifugiati lì nell'unico luogo che conoscono. Non so per quanto tempo staranno lì e non so se accadrà qualcosa nei prossimi minuti, per cui per ora metto la pausa, ma se non c'è altro chiudo direttamente. Potrebbe anche darsi che la madre porti loro del cibo, perché sa per esperienza e per istinto che è troppo presto per aver imparato a cacciare da soli. Questo è il periodo in cui cominciano le lezioni. Cominciano, ma le lezioni durano per mesi. Bene, cari amici. Allora ne prendete due al prezzo di uno.